Buongiorno, ci troviamo a Niš in Serbia. Dunque l'occasione è quella delle prove di caccia su stanne con qualifiche italiane. Io ritorno a Niš dopo il periodo della pandemia e ritrovo quella che era la situazione che ho lasciato, e cioè posso dire un vero e proprio paradiso. La densità delle starne qui è importante, ci sono, e abbiamo modo di trovare in questo periodo delle coppie già formate che sono pronte a riprodursi, a testimonianza del fatto che questo ambiente e questi habitat si sono, e questa è l'unica ragione, si sono conservati per come erano un tempo. Qui l'agricoltura non è un'agricoltura intensiva, non c'è una, diciamo, pressione da parte dell'uomo, non c'è urbanizzazione, quindi diciamo così, la starna ha modo di conservarsi, e di conservarsi nel migliore dei modi. Ne stiamo trovando, oggi è una batteria pressoché di soli Kurzar, ogni turno praticamente ha a disposizione una o due coppie di starne. Io spero, mi auguro che queste situazioni si possano conservare, che possano continuare così, tutto a vantaggio e a guadagno di questa cinofilia venatoria che noi stiamo conducendo per quella che è la selezione zootecnica del cane da ferma. Non c'è un parametro differente o migliore che di quello che è costituito dalle starne. Questo sicuramente è, dal punto di vista zootecnico, il modo migliore, il target in assoluto più importante per poter verificare le qualità del cane da ferma, tanto per i continentali quanto per gli inglesi. Nei giorni scorsi ci sono state anche le qualifiche italiane per gli inglesi, sia nella caccia a stanne che nella grande cerca. Ripeto, la stanna costituisce sicuramente il mezzo, lo strumento in assoluto migliore per verificare le qualità del cane da ferma. Mentalità importanti, occorre esperienza, bisogna conoscere le starne, bisogna che il cane abbia cognizione e senso del selvatico, e tutto questo chiaramente si può verificare soltanto quando si hanno a disposizione selvatici veri. Cosa che accade qui? Accade qui, e come potete vedere i terreni sono meravigliosi, vari, da frutteti, gerbidi, piccoli grani, giovani, terreni lavorati. Il cane qui non fa differenza, nel senso che esplora comunque laddove la sua esperienza e la mentalità del cane starnista, che è questo quello che viene messo in evidenza, gli dice che potrebbero essere allocate le starne. E la reazione sull'emanazione di questi animali può essere indice, anche in questo caso, di grande tipicità, quindi è insostituibile, non, un tesoro che io mi auguro che non si possa perdere mai. Il lavoro che è stato fatto in queste zone nel corso degli anni nel portare avanti la cinofilia è un lavoro importante al quale indubbiamente si deve riconoscere un grande merito. Andiamo avanti.